dobbiamo sperare, anzi è il momento direi quasi provvidenziale per approfondire questi rapporti per un servizio duraturo alla pace. Interviste cosa avete visto? Per il futuro? Sì, no, per oggi su Martini. La chiamata che ci sono state in un mese, soltanto su Roma. Su Roma e poi qualcos'altro un po' per l'estero. Allora, le parole del cardinale Martini sono sicuramente delle parole di apertura della Chiesa per la prima volta, in quanto in particolare sia per l'adozione ai singoli che per l'utilizzo del preservativo sono comunque delle affermazioni rivoluzionarie nella Chiesa Cattolica, in quanto sino ad oggi la Chiesa Cattolica affermava che l'utilizzo del preservativo non doveva avvenire mai in nessuna situazione, idem l'adozione per i singoli non veniva vista come un'eventualità possibile. Almeno sul preservativo ci aspetteremo un gesto di maturità da Papa Ratzinger, ovviamente con tutti i limiti che la Chiesa gli imporrà, mettendo anche delle condizioni, perché questo è immaginabile, però ci aspetteremmo, anche se Papa Ratzinger si è distinto per essere tra i papi quello più conservatore, lui ha accettato nella Chiesa addirittura delle comunità ultraconservatori che Papa Wojtyła aveva espulso, quindi penso sia molto difficile che Papa Ratzinger faccia un'apertura di questo tipo. Se la farà, ben venga. Andare incontro agli emarginati, agli ammalati, la Chiesa è veramente madre, che va proprio incontro a tutte queste miserie che ci sono nel mondo. Tutto dipende da lui, ma io preferisco ascoltare la voce del Papa, no? Non l'ha messo, però è una cosa giusta, perché può ammalare altra gente, può ammalare, quindi non saprei come... Non è stata mai mia abitudine usare il preservativo.